Alessandro Di Maira, responsabile di Infinity Solutions, che con il marchio ESBike è presente qui anche alla fiera di Dalmine. Buongiorno. Buongiorno a tutti. Con molte novità. Ma sì, più che altro novità di personalizzazioni sui nostri prodotti nuovi con telai di biciclette normali elettrificate. Ci stiamo dirigendo sul fatto di creare biciclette in base alle richieste dei clienti, quindi alzare un attimo il target uscendo da un prodotto base con un'ottima elettronica, un'ottima componentistica e stiamo lavorando sui pesi e sulle personalizzazioni. Ecco, dall'anno scorso la nostra collaboratrice Lilia Marcucci ha una vostra bicicletta elettrica, si trova benissimo, la usa non tantissimo perché non ha molto tempo, ma quando può ben volentieri si fa delle belle passeggiate. Questa bici abbiamo visto che è stata completamente sviluppata, in qualche caso travolta anche, però le prestazioni continuano a essere uguali, migliorate o è proprio una personalizzazione a livello estetico? È estetico, ma è anche, stiamo lavorando anche su quello che sono le durate, le percorrenze, stiamo lavorando sui cambi, sui rapporti del cambio per poter dare la possibilità ai nostri clienti che utilizzano le biciclette, soprattutto per fare dei dislivelli importanti, avendo sempre comunque un'ottima prestazione a livello di batteria e di assistenza. Ecco, mi dicevi anche che vi state occupando di quelle muscolari, come le chiamate voi, quelle delle biciclette tradizionali. Esattamente, abbiamo stretto un rapporto di collaborazione con MIB, Milano in bicicletta, è un nostro amico, 30 anni di esperienza nel mondo del ciclismo e insieme a lui appunto stiamo creando dei prodotti nuovi, tipo questa qui che vedete, e un po' ad elettrificare, ma soprattutto ci stiamo dirigendo sempre con lo stesso concetto della bicicletta che esce un po' dallo standard, a fare delle biciclette tradizionali o muscolari, come noi le chiamiamo. Proprio per andare a prendere quella parte di clientela che ci serve, che vuole la propria bicicletta, quindi viene da noi e può scegliere il tipo di telaio, il tipo di colore, il tipo di pneumatico, il tipo di cambio, tutto quello che è la componentistica per crearsi la bicicletta. Il mercato attuale è meglio nel settore del noleggio o è meglio nel settore della vendita diretta? Allora, noi come ben sai abbiamo sviluppato il noleggio per far conoscere il prodotto della bicicletta pedalata assistita. Diciamo che sta funzionando molto bene, proprio come concetto di base, quindi diciamo che il noleggio, le strutture si stanno interessando molto al noleggio del rent-to-rent, alla formula, della nostra formula del rent-to-rent. E i privati stanno arrivando per provare finalmente queste biciclette una giornata, 2 giorni e poi passare all'acquisto. Quindi diciamo che si sta sviluppando come da progetto, la gente sta iniziando ad arrivare, ecco, questo è importante per noi. E vedo che vi occupate anche molto di sviluppare delle iniziative varie. Ho visto iniziative sulla Via Francigena, ho visto iniziative su determinati percorsi anche all'estero. Immagino che questo, oltre ad essere una cosa in più che offrite ai vostri clienti, è una cosa che dà molte soddisfazioni. Esattamente, stiamo sviluppando adesso 6 itinerari nuovi, addirittura un tour di 7 giorni in Marocco in collaborazione con un tour operator e Enrica Perego che è una campionessa europea di enduro che ha già praticamente tutta la struttura di là e quindi ha già un'esperienza grandissima, quindi partiremo anche con questa nuova proposta che secondo me darà sicuramente farà vivere un'emozione molto molto forte. Campi tendati, cioè quindi si vivrà il Marocco in un certo modo, però in bicicletta, questa è una cosa secondo me che permette poi con l'assistita, vogliamo aprirlo proprio sull'assistita perché dà la possibilità a tutti di poter fare questo tipo di viaggio.